Cercheremo di riparare il giostichino Commodore, quello che avevano scopiazzato dall'Atari, no? Gli avevo fatto causa, ma l'ho trovato al mercatino, come avete visto in un mio video. Il problema che ha, vanno le direzioni destra, sinistra e giù, il pulsante, ma la direzione in alto non funziona. Lo smonto. E poi ci rivediamo tra poco. Allora, come vedete, l'ho aperto, sono 4 viti. Vi faccio vedere che allora la ghiera sotto è integra, per cui non è una questione meccanica. Anche questo punto, anche perché a volte va, a volte no. Quindi o è il pulsantino, la chiocciolina, questa qui, però sembrerebbe muoversi. O è da pulire sotto, premendole, le altre vanno similmente a quella. Oppure ho interrotto il filo. Allora, per provare la chiocciolina, ovviamente qui abbiamo, adesso sentite il cicalino suona, questa è la massa, ad esempio se io vado su qua e premo, più o meno dovrebbe funzionare. Dà una resistenza un po'. Proviamo come resistenza su scala 200 ohm. Se premo, vediamo. Niente. Siamo più di 200 ohm, andiamo su 2K, vediamo un po'. Allora, vabbè, proviamone un'altra, questa qua. È tutti abbastanza alti, di valore a dire il vero. Vediamo questa, il spostamento a destra. Non se riesco a stare in piano, magari faccio meno fatica. Niente, siamo valori alti. La massa in nero, qui ad esempio, ah no, forse sono io che, non riuscivo, proviamo ancora con 200 ohm, 3 ohm, ok, quindi proviamo questo indietro. 12 ohm, ma potrebbe questo a destra, cioè a sinistra. Ecco, questo ad esempio non è dentro i 200. Oh, sì, dai, 16 ohm. Comunque bisogna premere molto. Secondo me vanno puliti tutti. Adesso proviamo direzione in su. Infatti, anche lui 11 ohm, 7 ohm, il fire, no, scusate, stavo sbagliando sempre rispetto al nero. Questo è molto buono, un ohm. Allora, hanno differenze uno con l'altro, fanno un po' fatica, però non giustificherebbe il fatto che non va più a niente. Adesso mi procuro un puntalino e vado a verificare i collegamenti.
E quindi a tra poco. Al limite bisogna togliere il nastro e dargli una pulita sotto i contatti. Però prima di fare questo voglio verificare i fili. Ok, allora, ho procurato un diodo che ha i reofori un po' grossi. L'uno mi pare che non ci sia niente, forse. E il 2, sentite, blu, che è direzione in basso. 3, verde. Direzione sinistra, 4, vediamo, marroncino che è direzione destra, 5 non è collegato, mi pare che è vuoto. L'uno non è magari la massa, non credo. Sembra anche lui niente. Vabbè, adesso non dovrei avere davanti il disegno. Beh, questo in basso a destra sembra l'arancione, anche se non suona. Non ha un bel contatto, comunque vediamo che resistenza dà. 62 ohm. È forse un po' ossidato, dovrei spruzzargli del disossidante. Vabbè, proviamo questo, è vuoto, si sente. Questo potrebbe essere il nero, sì. E questo è vuoto, quindi questo qui che a me non sembra vuoto ma che non suona, l'unico che rimane è appunto il bianco, che non me lo trovo da nessuna parte. Il bianco che dovrebbe essere l'app. Esatto. Quindi è molto probabile che ci sia un'interruzione del filettino, eh? Anche perché appunto andava e non andava, magari basta piegarlo un po' che poi non va. Vabbè, io forse dovrei avere in giro un cavo di questi, devo cercare. Quindi ci vediamo più tardi, vado a cercarlo e tanto faccio ulteriori verifiche. A dopo. Allora ragazzi, ho controllato in internet, in effetti il bianco è l'app, che va qui, esatto, e va al pin 1, che è questo in alto a destra. In questo caso abbiamo visto già che in qualche punto è interrotto. Di solito si interrompe dove fa più pieghe il cavo. Non so se sto cavo sia recuperabile, sinceramente. Dovrei spelarlo magari qui e vedere se si va a riprendere il filo, se è interrotto solo sto punto. Però se è interrotto di qua c'è poco da farci. Allora, io avevo via ai tempi dei tempi un altro di questi cavi di ricambio proprio, l'avevo acquistato a una fiera, ma stiamo parlando degli anni 90. E non so neanche se funziona ancora, però non è mai stato usato. Adesso andrò a testare qui, faccio una verifica. Se è buono, vado a sostituirlo semplicemente. Quindi non sto qua a farvi vedere sostanzialmente. Devo tagliare queste forcelline, intestare e risaldare tutto sostituendo il cavo e poi ci vediamo alla fine del lavoro quando vedremo se poi funziona, quindi a tra poco.
Ok, ho cambiato il cavo, adesso vediamo un attimo se funziona. Ho caricato col dataset comando, vediamo se va. Oh, va anche in avanti, sinistra, destra, su, giù e spara anche. Vabbè. Quindi praticamente il su funziona adesso. Va bene, io vi saluto qua, continuo a fare una partitina a comando, tanto mi ammazzano subito perché sto gioco, come la maggior parte dei giochi del Commodore 64, era difficilissimo. Però dai, sono passato il ponte, non è male. Vediamo se riesco a uccidere ancora qualche. Oh, che è successo? È andato in tilt. Va bene, è stanco anche il Commodore 64, l'ho lasciato acceso troppo stasera. Vediamo se riparte. Al limite carichiamo il gioco successivo tra poco. È ripartito. Ho caricato Iridium. Vediamo se collabora di più. Vi ricordavate che, se avete visto un video precedente, mi schiantavo con l'Uridium perché non potevo andare su e giù. Adesso mi schianterò per altri motivi, perché, ecco, come in questo caso, anche questo gioco molto difficile, però come vedete il joystick funziona completamente. Il bel joystickino. Oh, ero convinto che era in mezzo, qui invece era malato. Vabbè, dopo facciamo un test con un altro gioco, vediamo. Così proviamo almeno tre giochi. Che sto provando anche il dataset, no? Quindi qua mi devo spostare di lato, esatto. Oh, mi sono ricordato. Va bene, sono già durato fin troppo Iridium, di solito muoio dopo 2 secondi. Proviamo l'ultimo gioco a sorpresa, un classicone. Ecco qua cosa caricherà. Questo è il dataset che è in taratura dopo che l'ho aggiustato e gli ho cambiato le cigliette. Sì, non era niente di che, però mi ha fatto un po' tribolare. A parte la pulizia della testina che era incrostata, che c'era rimasto a contatto questa cassettina, l'avevo preso al mercatino per cui aveva rilasciato giù il materiale. In più, vabbè, cambio cinghiette e i fili dello schermo della testina facevano contatto, probabilmente lì verso la fine dei collegamenti proprio sulla testina non erano, diciamo, era rimasto forse uno o due trefoli a contatto, ecco. Vabbè, adesso sto verificandolo con diverse cassettine e cercherò di fare una taratura ottimale, dopodiché lo richiudo. Ecco qua, come vi dicevo, un classicone. Qua mi sa che l'ha spostato in porta 1, per cui proviamo il joystickino anche in porta 1. Allora, sinistra, destra, giù. Oh, anche qui si è bloccato, mi sa che stasera il nostro Commodore 64 si è un po' surriscaldato. Va bene, ragazzi. Allora, con queste cose retro si sistema una cosa e ce n'è da sistemare.
da metterci le mani a un'altra, però riparte. Potrebbe aver caricato anche male dalla cassettina, non... perché lo sprite già era un po' sballato. Vabbè, insomma, non mi ha fatto giocare a Popeye. Ok, dai, vabbè, lo scopo era provare il joystick che funziona. Alla prossima. Questo breve video spero che vi sia piaciuto. Sempre e comunque cercherò di fare qualcosa di interessante. Ecco qua il joystickino. Ragazzi, pollicione, eh? Ciao, ciao.